Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di spacchettamenti Pokémon. Quest'oggi abbiamo una bellissima collezione da aprire, la collezione Composter 151. L'ho comprata per le promo, che sono stupende, e soprattutto ragazzi, per provare a pullare qualcosa di interessante. Adesso ragazzi andiamo subito ad aprirla e mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella su tutte se volete aprire in un prossimo episodio questa bellissima collezione di Alakazam con 4 buste. Detto questo, ragazzi, andiamo ad aprirla. Let's go! Ed ecco qua. Questo qui, ragazzi, è il poster. Stupendo. Ora non sto a aprirlo, ma è bellissimo. Metterò una foto qua sopra, ovviamente, per farvi vedere com'è. Queste qua, ragazzi, sono le promozionali già slivate. Guardate che spettacolo. Abbiamo Bulbasaur, Charmander e alla fine Squirtle, tutte e tre con l'olografia Cosmoholo, sono veramente fantastiche, che andrò sicuramente a mettere nell'album delle promo. E infine, ragazzi, abbiamo i tre pacchetti che adesso ci andremo a sbustare. Let's go! Primo pacchetto, ragazzi, vediamo un po' cosa possiamo trovare all'interno. Codicino che aprirò poi nel gioco di carte collezionabili. Trick da 1. E guardiamo un po' cosa possiamo pullare. Allora, energia psico. Vecchio Helix fossile. Hypno. Caterpie. Un Pidgeot. Un Poliwrath con un bellissimo artwork. Zubat. PJ. No, ragazzi, no. Aspetta, aspetta, primo pacchetto dopo un botto di tempo che non sbusto. Non ci voglio credere. Porca troia! Porca troia, ragazzi, Venusaur è uno Starmie. Venusaur Alternative Art. Oddio, mi stava per cadere. Un po' di puntini bianchi qua, purtroppo, ragazzi. Bellissima carta. Bellissima carta, guardate qua. Raga, che culo, porca troia. La mia prima alternative art di questo set, finalmente, finalmente, cazzo. La mettiamo subito qua, così, in prima fila proprio. Allora, raga, andiamo ai prossimi pacchetti. Vabbè, il codicino come sempre. Una dietro. Ok, energia Cosmoholo. Speriamo di trovare qualcosa perché di solito quando ci sono le energie non c'è un granché di carte. Omanyte, Taurus, Kadabra, un altro vecchio domofossile. L'anno l'altro era Helix fossile, giusto? Eevee, Weedle, un bellissimo Shellder. No, raga, no, no, aspetta, aspetta, aspetta un secondo. Bellissima, bellissima, ce l'ho doppione. Cioè, adesso questa qui è doppione, ma bellissima. Che cazzo di carta. Che cazzo di carta è bella, 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 bella. E alla fine pure un bellissimo Charizard. Onesto, raga, direi che sta andando super, super bene. Super bene questo spacchettamento, non posso chiedere nient'altro. Porca miseria. Dopo, raga, vado a slivarle tutte, ovviamente. Andiamo con il prossimo. Difficile. Ok. Madonna mia. Codicino. Dai, dopo vi regalo pure codici, ragazzi, perché sto spacchettamento non lo so veramente. Energia base, roccia, Onix, Fearow, Slowpoke, Farfetch'd. Posso trovare anche un cazzo, non me ne frega niente, ragazzi, ho pullato di tutto. Magnemite, un Vulpix, bellissimo Flareon, e questa qui è una gold. Io non ci voglio credere. Raga, non ci voglio credere. Cioè, boh, senza parole. Spero sia almeno uno strumento e non sia il Mew, perché se no, ragazzi, impazzisco, 205, raga. 205. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, no, non ci credo. Non ci credo, raga.
Incredibile, ma com'è possibile, raga, un pool così? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ragazzi. No, vabbè, vado subito a prendere le sleeve e top load. Eccomi qua, ragazzi, sleeve prese. Andiamo subito a inserirle. Madonna, raga, ma che cazzo di pool è? Oh, guardate qua. Che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo di carte. Fatemi sapere voi se questa cosa è normale, perché io capisco che 151 pulla, ma penso che questa qui sia una cosa più anormale che altro, sinceramente. Mai vista una cosa del genere, ma veramente mai vista. Cioè, boh, ragazzi, non so. Questa sleeve è pure sporca, mannaggia la puttana. Vabbè, ragazzi, anche se il video è stato corto, facciamo un breve recap. Energia olografica, vabbè, poca roba. Un bellissimo Charizard, che fa sempre piacere ad avere. Alakazam X, doppione, però carta che bellissima, rivenderò sicuramente su Vinted. Seguitemi su Vinted, mi raccomando. Un Mew Gold Star. E no, sì, Mew Gold, non Gold Star. E un bellissimo Venusaur, stupendo. Tra l'altro anche centrato decisamente bene, direi. Che dire, ragazzi, adesso andrò a mettere le carte nei top loader e faccio un po' di pulizia e noi ci becchiamo in un prossimo video. Se siete interessati ad aprire pure questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. E se siete interessati ad acquistare questi prodotti, sono in live su YouTube quasi ogni giorno, dove vendo questi prodotti qua, anche se adesso sinceramente non so se li venderò, vedendo i prodotti che ho, cosa pullano sinceramente, e boh, non lo so. Ditemi voi se questa cosa è normale. Sinceramente non penso che sia normale. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in una prossima live o un prossimo video. Da Dade Dome è tutto. Bella, raga. Biam.